E la prima domanda che faccio a Cristiano, che cosa è fatto a questo libro 15 anni dopo la prima scrittura? Allora, cosa hai fatto nel senso? Intanto quando l'hai riletto, che cosa ti è rimasto? Cioè, come ti sei, l'ho letto pure io questi giorni. Io stamattina. No, io questi giorni, io ogni tanto non l'ho guardato, tu me l'avevo stamattina, io già l'avevo letto prima. Allora, io diciamo che da 63 ballate, lui le chiama poesie, io le chiamo ballate. Ballate, scusate, poesie. Perché non mi ritengo un poeta e quindi assolutamente, diciamo che sono un po' tra un testo di una canzone e una poesia, per quello ballate. E erano 63, sono diventate 69, ho aggiunto un po' di testi in italiano che avevo, perché stasera ci sentirete cantare e suonare, ma in inglese, e, però fondamentalmente era quello. Quindi diciamo stravolto zero, semplicemente aggiunto due o tre cosine. Sì, la domanda mia era però... No, non ci ho capito niente. No, scusate. No, la domanda mia è, rileggendole sai, uno cambia, no? Che cosa devi... No, molte cose l'ho scritta. La curiosità, certo, no? Ah, ok. L'hai riletta, non è possibile che No, assolutamente no. Perché te sei diverso da quello che tu conosci. Ho riletto cose scritte nel 97, nel 98 e ho 21-22 anni, quindi sono completamente cambiato. Alcune cose mi fanno anche tenerezza, perché hanno anche una loro, no? Non sono adulte, diciamo così. Allora, sanguina, intreccio di corpi che apre una ferita che sanguina copiosamente, il tuo mondo nelle mie vene, il sangue che gira di nuovo al contrario, e la domanda... la stessa sempre. E fammi un applauso. A me piacciono le ballate, scusate, le ballate. Questo è il mio gusto. Diciamo che come al solito quando scrivo delle cose... No, veramente queste ci sono delle cose folgoranti, perché se voi leggete pure il romanzo di Antonio Cristiano, la caratteristica sua, che è una caratteristica anche personale, non è omogeneo e lineare. Quindi sostanzialmente ci sono dei picchi dove uno dice cavolo, c'ha talento, poi ogni tanto dice ma questa è un po' allargato. Però questa è una mia valutazione personale che non toglie nulla all'enorme talento di Cristiano. L'ho pagato, eh? Non a caso, per esempio. No, diciamo che la maggior parte delle cose che scrivo non le scrivo mai con qualche idea di dire adesso scrivo questa cosa o scrivo questo romanzo. Sì. Diciamo che dopo svariati anni che scrivevo pensieri, ballate, testi di canzoni, a un certo punto mi ero reso conto che c'erano delle cose depresse al massimo, o al massimo della malinconia, alcune cose molto oniriche, quindi sogni fatti ad occhi aperti, e poi molte cose sull'amore, perché l'amore ci contraddistingue sempre tutti i giorni. E da lì inferno, purgatorio e paradiso, dico, insomma, è stato facile raggrupparle, dividerle in tre sezioni e fare questo viaggio e accompagnare, cioè, il libro lo potete prendere, aprire e leggere come ha fatto lui, sì, sì. A sé stante.